Presidente, benvenuto. Grazie di cuore. Grazie. Onori al Presidente della Repubblica! Buongiorno Presidente, mi fa piacere poterti salutare qui dal Teatro dell'Afghanistan, da Herat, e non voglio togliere la parola al generale Dubaldi, e quindi soltanto per dirti quanto tutti i nostri uomini e le nostre donne impegnate in missione sentono la vicinanza del Presidente della Repubblica, quanto questo è importante ed è un segno della vicinanza di tutto il Paese. Quello che viene fatto lì, come in tutti gli altri teatri in cui siamo presenti con le varie missioni, sono numerose, è sempre fatto con grande professionalità, con grande senso di umanità, grande apprezzamento e ammirazione di carattere universale davvero. Quindi per me è un motivo di un'occasione per ringraziare le forze armate, per ringraziare coloro che si trovano in missione nei vari teatri. E nel ringraziarle per quel che fate, generale, rivolgo anche a lei e a tutti i militari con lei impegnati in questa missione gli auguri più intensi per il Natale e il nuovo anno, sapendo che naturalmente trascorrere il Natale lontano da casa comporta un sacrificio, ma è un impegno così importante quello che le persone che sono sotto il suo comando svolgono, che merita la riconoscenza e l'apprezzamento dell'intero nostro Paese. Grazie, generale. Signor Presidente, buongiorno. Il Sector West è un comando a livello brigata i cui compiti derivanti dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701 riguardano prioritariamente il supporto alle forze armate libanesi e alla popolazione civile. La forza del Sector West è di circa 3.600 militari, di questi circa 950 italiani, principalmente in forza alla Brigata Alpina Taurinense. La ringrazio, generale. Vedo con piacere in primo piano il cappello d'alpino a dimostrazione della grande presenza della Taurinense. La ringrazio, generale. Ho tanti auguri per il Natale nuovo anno a lei e a tutto il personale del contingente. Grazie, auguri. E vorrei, prima che si chiuda il collegamento, sperando che possano ascoltarci, rivolgo gli stessi auguri anche a Nave Garibaldi, al contingente Erbil, con il quale non siamo riusciti a collegarci neppure, e con i contingenti che sono a Bamako e a Gerico. A tutti un augurio molto cordiale per il Natale Nuovo Anno e l'espressione della riconoscenza del nostro Paese per l'impegno che spiegate. Grazie.